Buongiorno, buongiorno a tutti e buon 17 novembre 2021. Un buon mercoledì al coordinatore comunale Fratelli d'Italia, Città di Terni, Marco Celestino Cecconi. Buongiorno Marco. Paolo, buongiorno. È un breve riassunto delle puntate precedenti. Lunedì abbiamo iniziato la settimana con un incontro con Nicola Procaccini sull'attività dei parlamentari europei di Fratelli d'Italia, attività che poi vengono comunicate ai territori attraverso la informazione di una serie di bandi che possono essere a disposizione di varie categorie, commercianti, agricoltori, imprenditori, che di fatto possono accedervi con modalità che sono illustrate nelle comunicazioni che via Nicola Procaccini ci fa e che noi cerchiamo in ogni modo di veicolare e rigirare. Abbiamo presentato questa iniziativa e devo dire che abbiamo avuto riscontri importanti perché abbiamo avuto sulla nostra piccola pagina di coordinamento comunale, noi siamo piccoli ma cresceremo, come diceva la canzone, abbiamo avuto oltre 1.400 persone raggiunte, oltre 600 visualizzazioni, quindi siamo orgogliosi di aver dato un modestissimo contributo a questo progetto del nostro partito. Ma noi sappiamo che facciamo la rassegna stampa, quindi facciamo la mera comunicazione di notizie e facciamo un minimo di commento e di analisi su ciò che capita in città. E adesso Paolo, per la giornata di oggi, ci fa un po' il riassunto anticipato delle puntate che poi potremo leggere sulla nostra nella nostra rassegna stampa. Vai Paolo. Marco, dalle pagine odierne dei giornali e della carta stampata che quotidianamente ci accompagnano in questa nostra rassegna stampa, dalle pagine per l'appunto del Corriere dell'Umbria, la cronaca della regione, perché è una questione che riguarda la regione Umbria, case popolari, un inquilino su due non paga l'affitto. Ci sono le testimonianze da parte del presidente Napoletti di Ader e da parte anche di una serie di interlocutori anche della nostra città che per l'appunto ci parlano del fatto che un inquilino su due non paga l'affitto. Vedremo poi anche una testimonianza diretta da parte dello stesso Marco Celestino Cecconi sulla questione per l'appunto delle case popolari. Passando poi alle pagine del Messaggero, la notizia che riporta la cronaca di Terni riguardante in questo caso i bus emergenza polizia è rivolta per i bagni. Si parla addirittura del deposito di Terni dove i mezzi non verrebbero, e ripetiamo, non verrebbero adeguatamente sanificati. Per poi chiudere invece la nostra rassegna stampa cartacea con un articolo dalle pagine del Corriere dell'Umbria della cronaca di Terni riguardanti gli alberghi e i ristoranti da tutto esaurito per l'arrivo del Capodanno Rai che ricordiamo si svolgerà presso l'Ast di Terni. Valore simbolico importante e per la prima volta il Capodanno Rai che arriva nella città dell'acciaio. Passeremo poi alle tre testate online che anch'esse ci accompagnano nella nostra quotidiana rassegna stampa. Da Terni Today riprenderemo per l'appunto il filo diretto con l'articolo apparso dalle pagine del Corriere dell'Umbria sulle case popolari e la testimonianza diretta dello stesso Marco Celestino Cecconi sulla questione, per poi passare ad Umbrion e alla questione che è risultata molto rilevante dalle pagine anche della carta stampata nella giornata di ieri rispetto alle luminarie, al fatto che è stato affidato l'appalto per la gestione delle luminarie a Terni alla società eventi.com e termineremo la nostra rassegna stampa con una notizia riguardante l'ex Novelli dalle pagine di Terni in rete. A te la parola Marco Sì, per Paolo, iniziare. sì. Diciamo una rassegna stampa fitta. Io sto svolgendo un'opera di divulgazione nel frattempo della nostra rassegna stampa. La prima notizia è una notizia sulla quale abbiamo veramente come dire, nervo scoperto. Noi abbiamo a suo tempo, quando dico noi, l'allora assessore alle politiche sociali, impresso una forte accelerazione a questo tema. E che vuol dire abbiamo impresso una grossa accelerazione?
Abbiamo determinato, unica città per l'Umbria, un nuovo regolamento sugli alloggi per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale. Unico comune dell'Umbria, Terni, assegna alloggi con il massimo del punteggio che può essere assegnato, che deve essere assegnato, su base regionale per 14 punti di 18 e su base comunale per i restanti 4 punti che i comuni determinano sulla base di una serie di parametri autonomamente determinati e scelti. Noi nel settembre-ottobre 2018 facemmo un grosso lavoro da questo punto di vista, dove per grosso lavoro intendo A, il nuovo regolamento per l'assegnazione degli alloggi edilizia residenziale per il comune di Terni, unico comune della regione Umbria che ancora oggi assegna su base secca, nel senso che è un parametro secco. Quindi non è un parametro mediato, se sei residente in città da oltre 15 anni, da almeno 15 anni, hai i 4 punti che ti permettono di puntare al massimo del punteggio. Diversamente non li hai. Questo per quale motivo? Perché uno, c'è turismo di case popolari, quindi qualcuno prende la residenza nei comuni dove il periodo è più breve per poter in qualche modo averne. Due, perché il turismo non si limita a questo, ma punta anche al fatto, parlo di coloro che furbescamente cambiano residenza e magari la prendono a Terni, perché nei grandi comuni c'è l'edilizia residenziale, ci sono delle case popolari. Banalmente, se uno fosse di Otricoli, e prendesse la residenza a Terni la casa popolare la può trovare, ad Otricoli no, perché magari non ce n'è nemmeno una. Tre. È evidente che l'assegnazione di queste case avviene sulla base di una serie di parametri, ma 4 punti fanno la differenza. E questo è stato il primo degli interventi. Il secondo intervento che abbiamo fatto, abbiamo proposto la presentammo in una conferenza stampa con tutti i sindaci di centrodestra eletti allora, ne parlo del 2018, nella regione Umbria, sindaci o loro delegati. Presentammo una ipotesi di riforma di legge regionale che oggi ripresa in più parti va a sistema in regione Umbria con la nuova giunta di centrodestra. Tre, rifacemmo una cosa che è molto più, tra virgolette, oscura, ma allo stesso tempo molto, diciamo, decisamente propedeutica all'assegnazione degli alloggi edilizia residenziale, che è un protocollo che i comuni hanno e che ancora non era stato completamente determinato per la cosiddetta idoneità abitativa. Vale a dire, in particolare, un cittadino straniero che vuole partecipare al successivo bando per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale e deve trovarsi in questa condizione. Abbiamo detto la residenza da almeno 15 anni in città e ci siamo fino a qua. Poi deve avere ovviamente insieme alla residenza un alloggio che sia un alloggio precedente, cioè deve risiedere da qualche parte, quindi deve dimostrare di risiedere da qualche parte in un alloggio che magari per una fase della vita, dopo chiederà l'edilizia, la casa edilizia residenziale, è un alloggio che conduce in affitto, magari. Questo alloggio che conduce in affitto, per avere il permesso di lungo soggiorno, visto che è straniero, non il permesso breve, ma il permesso di lungo soggiorno, deve dimostrare di avere A, una casa in affitto con un affitto registrato per un periodo di almeno X anni, eccetera, eccetera. B, deve dimostrare che tutte le utenze e tutte le pendenze che lui ha nei confronti dell'ente comune di Terni siano regolarmente saldate, vale a dire io ti offro un servizio, tu ovviamente i servizi dei quali approfitti li devi regolarmente pagare, le mense dei ragazzi piuttosto che la bolletta dell'acqua piuttosto che altre latari, eccetera, eccetera, eccetera. Questo vale sia per i proprietari che per gli inquilini, prevalentemente stranieri, perché in questo caso è un percorso che permette, quando venisse riconosciuta questa idoneità abitativa, anche secondo questi parametri,
anche secondo il parametro del numero di abitanti di questa unità abitativa, appunto, perdonate il gioco di parole, in rapporto alla quantità di metri quadri e le persone che ci risiedono. Non è che si possono mettere dentro casa in 22 in una casa di 50 metri quadrati. Quindi, esperita anche questa formalità che è propedeutica, formalità che noi abbiamo incasellato in un protocollo che è stato rifatto ex novo in quell'occasione, parliamo dell'ottobre 2018, abbiamo poi proceduto al nuovo bando per le case di edilizia residenziale. Oggi leggiamo e mettiamo in evidenza a sinistra questo articolo: case popolari, un inquilino su due non paga l'affitto. Mi metto questi altri occhiali che vedo forse un po' meglio. Non paga l'affitto. Allora, la relazione del presidente Napoletti pone l'accento sul problema: il 49,24 degli assegnatari non versa il canone. La regione aiuta gli incolpevoli, tante le famiglie in difficoltà, solo a Perugia quest'anno 1032 intimazioni. Allora, qui c'entra l'efficienza dell'ATER, che nella fattispecie dovrebbe ovviamente attivarsi magari con una task force, perché per esempio la morosità è un parametro, ed è un parametro importante. Un parametro importante che, ove ci fosse malafede, e spesso c'è la malafede, posso testimoniare in forma diretta che canoni di 22, 30, 18, 44, 37 euro potrebbero probabilmente essere pagati anche dalle persone, e noi non vogliamo discutere su questo, fossero in una condizione di non particolare agevolezza, ma comunque la verità è che molti ci marciano. A tale riguardo, se mettiamo l'articolo successivo, quello che in qualche modo abbiamo estrapolato da una rassegna stampa di Terni Today, basta andare su Google, eccolo qua, facciamo scomparire l'altro e mettiamo in evidenza questo. Eccolo. A suo tempo, l'allora assessorato con le deleghe alla edilizia residenziale aveva promosso, salvo poi non arrivare in tempo per cambio di mandato, diciamo così, produrla anche in forma cartacea, di fronte ad un tavolo, intorno ad un tavolo, per meglio dire, l'assessorato alle politiche sociali allora aveva messo la Polizia Municipale, l'ATER, gli uffici tecnici che sono dipendenti dall'assessorato alle politiche sociali, quindi diciamo c'è un geometra che si occupa di aspetti tecnici, l'ufficio anagrafe del Comune di Terni, determinando per la prima volta un percorso che permettesse prima di tutto la possibilità di entrambi i sistemi, ATER e anagrafe, di accedere reciprocamente a reciproci archivi, vale a dire la possibilità di incrociare il dato di Marco Celestino Cecconi, residente in via De Pifferi 33, lì residente insieme a Maria, Giovanni, Carmela, Ugo e non so chi, pagante non pagante, con reddito giusto o non giusto e non calibrato più per poter risiedere in quell'abitazione, moroso da 22 mesi, in debito con non so quali altri pezzi dell'amministrazione comunale o tutto ciò che fosse, perché magari lì ci ha preso la residenza anche Paolo Claudiani, che invece lì non ci dovrebbe abitare. Tutta questa roba qui ha permise in quei momenti di di recuperare numerosi alloggi. E perché io mi concentrai su questa roba qua? Dico io, chiedo scusa, l'allora assessore alle politiche sociali. Perché l'allora assessore si concentrò su questo? Per una ragione banale. Perché se in mancanza di un piano case modello Fanfani, chi se lo ricorda, si ricorda quel bassino uomo politico aretino, toscano, se non ricordo male, che fu il padre dell'ultimo vero piano casa che si fu nel nostro paese, vale a dire vennero costruite migliaia di alloggi di edilizia residenziale a favore delle classi meno fortunate. In mancanza di questo, visto che quantità di alloggi nuovi non ne sono stati fatti, è ovvio che un buon padre di famiglia, e così intendeva e intende l'allora assessore alle politiche sociali l'amministrazione, un buon padre di famiglia, se ha 100 case e non ne ha la 101esima, la 102esima, la 103esima, che potrebbero essere utili al 101esimo, 2, 3, 4 inquilini in più che la richiedono,
non può far altro che amministrare meglio il proprio patrimonio e verificando se le precedenti 100 case sono tutte nella giusta disponibilità di qualcuno che ne ha già l'occupazione e la conduzione. Succede spesso che il diritto decade, perché succede spesso che padre e madre lavorino, cosa che prima magari non era, succede spesso che i figli per fortuna crescono e trovano anche loro un'occupazione e accumulano il reddito. Succedono tante tante cose, virtuose o meno, ma succedono e tante case le recuperammo. Allora io mi dico, oggi, se c'è questa emergenza che riguarda il fatto che molti non pagano l'affitto, per quale motivo allora non si intraprendono a spron battuto, o se ne intraprende magari una parte, o si limita l'azione e non si riprende anche nei comuni, magari al comune di Terni, questa iniziativa? Ecco, lasciamo e chiudiamo questa notizia con un punto interrogativo. Le risposte ne avremmo diverse. Vedo Paolo Claudiani che sogghigna, ma in qualunque caso, le risposte ci sono, ci sarebbero. Diciamo che per certo ci sono state. Ecco, diciamo così. Dopodiché, ognuno è arbitro e responsabile di quello che fa. La seconda notizia, invece, della carta stampata riguarda, eccola che Paolo la spara in prima pagina, eccolo qua, emergenza pulizia e rivolta per i bagni. I responsabili della sicurezza al deposito di Terni, mezzi non sanificati adeguatamente. A Perugia, per gli autisti, servizi igienici non adeguati ai terminali di Piazza Partigiani. Insomma, sta storia dei trasporti, Fratelli d'Italia lo dice da 2 anni, ma non questo non perché lo dica Fratelli d'Italia, che era un piccolo partito, oggi è un piccolo partito per la propria rappresentanza parlamentare, dicono i sondaggi che è un grande partito. Ma è che è una cosa diversa. Allora, lo dicevano 2 anni fa gli amici di Fratelli d'Italia, continuano a dirlo: sta cosa dei trasporti non è stata affrontata, non viene affrontata, non c'è un piano organico, e cosa che potrebbe essere fatto, ammesso che le aziende di trasporto locale venissero prese per le orecchie per come si deve, dai rispettivi presidi politici e dai rispettivi dirigenti, ma evidentemente la volontà manca o la capacità, non so come dirla. A sto punto, se poi sento e leggo che l'illustre ministro delle infrastrutture ha detto che nei taxi non ci possono andare più di 2 persone, che devono stare al più sedute nel sedile posteriore, alla faccia del bicarbonato di sodio, mi viene da dire quale sarebbe sta cosa strategica. E poi mi vengono a dire che ci vorrebbero di nuovo i controllori sugli autobus per fare, per misurare la temperatura. Ve l'immaginate il 37 a Roma alla stazione Termini, mentre ci sta la gente che corre dal treno verso l'autobus, che spinge quello davanti come se stesse ai 100 metri più veloce di Jacobs alle Olimpiadi che si sono svolte in Giappone. Ve l'immaginate che deve arrivare in ufficio il controllore con la pistolina, quella per misurare la temperatura, che sta sulla porta del bus e non fa entrare, non so, una trentina di persone che lo linciano, a Roma lo linciano. Ecco, ve l'immaginate voi sta scena? Allora, c'è un rimedio, perché anche in questo caso è stato detto: l'aumento delle corse. C'è un rimedio. L'aumento delle corse. E dato che le aziende pubbliche non sono in grado di farlo, e dato che di quattrini con i monopattini ne sono stati buttati via a milioni, se qualcuno pagasse qualche pullman di qualche società privata che potrebbe essere messo a disposizione per ricoprire le tratte più congestionate, probabilmente questo problema non ci sarebbe. Però le cose logiche in questo paese evidentemente diventano illogiche. Ultima notizia della carta stampata, lo dico sorridendo Paolo, perché diciamo Sì. che diversamente non possiamo fare altro. Cioè, immagina la scena: tu che sei un dipendente di un grande brand con sede a Roma e ti rapporti in questa fase della tua vita online con il tuo posto di lavoro. Immagina te nella configurazione standard, che prendi il tuo treno alle 6:30, che arrivi lì alle 8, che devi scendere da lì, che devi prendere la metro o che devi prendere il pullman. Immagina che tu ovviamente sei, come dire, incastrato dagli orari dei Certo. mezzi, a prescindere da te. Tu parti presto, non è che puoi Certo. partire alle 4 di mattina, tu parti presto per carità, poi arrivi lì, il pullman ce l'hai davanti, il 37, c'è una fila fino alla stazione Termini perché tutti incolonnati con il pistolino sulla fronte per misurare la temperatura, e tu che perdi il pullman 37 perché dopo che ne hanno presi su 32, tu resti lì a piedi e arriverai in ufficio alle 12 e mezza. Cioè, immagina che scena, insomma, lasciamo perdere, dai, cioè, andiamo avanti. Bene, andiamo avanti, andiamo avanti. Sembrano le comiche. Questa invece è una buona notizia,
che riguarda la nostra città, nonostante come al solito le polemiche, perché noi a Terni siamo campioni mondiali del benaltrismo. Quindi si decide che c'è qualcuno che ci interessa, c'è un meccanismo virtuoso, la dico così, che fa sì che Terni vada al centro di un meccanismo per il quale l'ultimo dell'anno viene svolto nella nostra città. Bene, allora comincia il dibattito, Piazza Europa, Piazza Ridolfi, tutte piazzette da 27 metri quadrati per un palco che ne occupa da solo 32. E no, le acciaierie no, perché sempre le acciaierie, eccetera, eccetera. Allora, state a Terni senza acciaierie e poi andate nel dormitorio e andate, come dire, fate i taxisti verso Roma, visto verso Milano, verso Perugia, verso non so dove per andare a lavorare. Fate la città senza acciaieria. Poi che si debba fare un salto in avanti, siamo d'accordo. Comunque, c'è il fine anno su Terni, spettacolo, Amadeus, bla bla bla, si parla anche dei Maneskin. Io non sono un musicofilo, ma insomma si parla anche di gruppi che oggi stanno, o meglio, sono un musicofilo non di questo genere, allora faccio questa precisazione. Si parla anche di gruppi di livello internazionale. Alberghi saturi, ristoranti prenotati, viva viva alle buone iniziative. A fianco c'è una notizia che è curiosa. Dopo il fallimento della gara per l'appalto per gli addobbi natalizi, ecco qua che spunta un affidamento diretto. Affidamento diretto, la eventi.com allestirà le luminarie per il periodo natalizio. Poi le leggeremo sull'online, per adesso abbiamo dato solo il titolo. Terni Today abbiamo utilizzato lo spazio per fare quella pubblicità progresso sulla questione delle case popolari. Passiamo direttamente a Umbria On, che è la seconda delle testate online che Paolo adesso sta selezionando. Eccola qua. E la notizia è esattamente quella che avevamo detto. Andiamo a leggere il titolo, mi pare chiaro. Andiamo a leggere che cosa è successo in terza commissione e andiamo a leggere poi come è stata gestita questa cosa dell'affidamento diretto. Leggiamo dall'inizio. L'assessore Stefano Fatale che alza, accade di rado in contesti pubblici, la voce, l'attacco alle associazioni di categoria, le rassicurazioni su ciò che avverrà e l'affidamento diretto per l'organizzazione di addobbi luminarie per poco più di 106.000 euro alla eventi.com di Rita Alcidoni, rappresentato durante la gara da Andrea Barbarossa. In seguito all'esclusione dal bando, un'ora di audizione martedì a mattina a Palazzo Spada su Natale 2021 in città. Salvo sorprese dell'ultimo minuto, l'iter terminerà nel pomeriggio odierno. Dopodiché, via al lavoro per tentare di rispettare le tempistiche indicate nel capitolato d'appalto. Da ricordare che nel 2020 l'aggiudicazione giunse il 12 novembre, la firma della determina da parte della dirigente Manuela Barbone è arrivata nella giornata odierna, ma con data 12 novembre, vale a dire quando è stato aperto il flusso dell'operazione. Qui abbiamo poi link con la determina, eccetera, eccetera. Nessuna nuova pubblicazione di un bando, bensì affidamento diretto come già prospettava in via informale il sindaco Lavini in occasione della premiazione al CLT di Alessio Fioconi e Riccardo Menciotti. Lo scorso weekend se ne occuperà la dirigente allo sviluppo economico Emanuela Barbone, che martedì mattina è apparsa per pochi minuti a Palazzo Spada per poi tornare in Corso del Popolo a spiegare con Fatale ci ha pensato il funzionario tecnico per il turismo Mariani. Uno dei membri della commissione esaminatrice che ha sancito il taglio della Elettromagna e della eventi.com, l'esponente dell'esecutivo ha dato delucidazioni su cosa è previsto: videomapping, alberi di filo diffusione, vie coinvolte, tutte cose già note. Poi l'attacco non troppo celato. Il bando è stato fatto così dopo lunghi incontri con le associazioni di categoria. Dicevano che era meglio fosse aperto a tutti. Spiace dire a questo punto che sia stata solo una bella chiacchierata che non ha portato a nulla. Le luminarie saranno diverse dal solito a luce calda, focus anche sul bando per sponsorizzazioni. Adotta una frase. Si chiedeva al singolo cittadino, associazioni e imprese di partecipare con un contributo migliorativo con l'occupazione di suolo pubblico gratuito. Sapete chi si è fatto avanti? L'ospedale di Terni, Banca Fideuro, ma è Superconto. Avremo illuminato anche l'ex mercato coperto. Le associazioni non hanno risposto. Per quel che concerne l'affidamento fatale, ha puntualizzato che sarà chiuso in giornata post trattativa sul MEPA, il mercato elettronico per le pubbliche amministrazioni. Non manca, come di consueto, l'apporto della Fondazione Carite, questa volta con circa 40.000 euro. È stata coinvolta, come immaginavamo, anche l'ASM. Sotto è riportato il link della Confartigianato e di altri che hanno attaccato. Eleganza e Piazza Solferino parte la polemica. Sponda tecnica si è espresso Mariani, si punta sulle luci calde e sulle proiezioni perché il pubblico ha gradito, così come per la chiesa di San Francesco. Ci sarà un innesto innovativo per vivacizzare la prua dell'ex Havai
quindi la via elegante da Piazza Tacito fino a Palazzo Spada. Focus anche sul quadrilatero dello shopping e sul bando adotta una strada che può arricchire altri luoghi nel contesto natalizio. Si valorizza anche Piazza Solferino, in passato non ci eravamo mai riusciti, ha aggiunto. In generale la trattativa per l'affidamento si sta concludendo in queste ore, inizia la polemica. A questo punto è la prima a lanciare la stoccata Tiziana De Angelis del PD. Sono perplesso, il bando è andato deserto e ancora non c'è nulla. La nota di Confartigianato è stata durissima, dicono che il comune non parla lo stesso linguaggio delle imprese. Poi c'è un esponente di una formazione minore che la butta sull'ironia. Stiamo parlando del Natale 2022, altrimenti è surreale. A metà novembre la procedura è andata deserta e Confartigianato dice che non c'è stata concertazione. Chi si è occupato di tutto ciò? Ricordo che ci sarà Capodanno in Ast sulla Rai e non vorrei che dessimo un'immagine di una città incapace di mettere luminarie, eccetera, eccetera, eccetera. Diciamo che va bene, queste vocine le lasciamo a chi le pronuncia. Poi c'è questa presa di posizione un po' sopra le righe dell'assessore Fatale. Per la maggioranza il primo ad esporsi è stato Michele Rossi, nessuno ci toglierà il Natale, Fatale non sarà il Grinch, leggo bene? Sì, il Grinch. Non sarà il Grinch, che poi qualcuno mi traducerà, mi tradurrà, chiedo scusa, e la programmazione c'è. Inoltre il bando non è andato deserto, hanno partecipato due aziende. Quello per le sponsorizzazioni, credo sia poca cosa se serve soltanto ad elemosinare il contributo delle partecipanti. Serve per cittadini ed imprese. Poi c'è l'intervento del Movimento 5 Stelle di Ciò che ne resta, ha chiesto delucidazioni sulle periferie non prese in considerazione di mercatini. Dovremmo parlare di San Valentino, eccetera, eccetera, eccetera. L'albero da almeno 20 metri sarà in Piazza Europa o in Piazza Tacito? No, sarà in Piazza Europa. Piazza Tacito, casette di legno, sembra così essere riportato per ridargli un po' vita. Ecco, questa è un po' la sintesi. Credo che poi sotto ci sia ancora qualcosa, ma insomma ci fermiamo qui per finire poi la rassegna stampa. Si accende lo scontro, giostra di dirigenti e Juventus Stadium, ma questa è un'altra storia. È un'altra storia. Lasciamo poi alla lettura dell'articolo chi volesse, tratto da Umbria On. Ultima notizia che diamo da Terni in Rete, se no stiamo qua mezz'ora a parlare anche delle polemiche di piccole formazioni che evidentemente sono tali perché non hanno riscosso consenso sufficiente alle elezioni precedenti e non sarebbero entrate in consiglio comunale se non fosse stato eletto il sindaco di centrodestra. Faccio una breve sintesi. Alcune formazioni minori di minoranza, poiché il meccanismo elettorale lo prevede, hanno un eventuale scatto, cioè vale a dire con i loro pochi voti entrano in consiglio comunale se vince un sindaco piuttosto che un altro. Nella fattispecie, se avesse vinto il sindaco candidato del Movimento 5 Stelle, il consiglio comunale per la parte delle minoranze sarebbe stato a completo appannaggio dei consiglieri comunali di centrodestra. Nella fattispecie, se avessimo perduto le elezioni nella minoranza di Fratelli d'Italia, molto probabilmente ci sarebbe stato solo il sottoscritto. Ciò detto, è evidente che questo meccanismo premiale, nel caso in cui ci fosse stato il Movimento 5 Stelle che avesse vinto le elezioni, non avrebbe previsto la presenza in consiglio comunale di queste formazioni minori, prevalentemente di sinistra, che sono oggi rappresentanti in consiglio comunale. Detto questo, come ricordo, e quindi qualcuno fece anche di sinistra, come dire, preferì girare i propri voti allora candidatura di centrodestra. Per convenienza personale di uno. Perché poi alla fine queste formazioni minori hanno raccolto, no, tranne il PD e il Movimento 5 Stelle, che uno c'aveva tre consiglieri, adesso due, e il Movimento 5 Stelle cinque, nella fattispecie, diversamente, gli altri hanno preferito appoggiare con i loro voti, pur silenti, il candidato di centrodestra per propria convenienza. Ultima notizia che non ci fa piacere riferire, ma che è purtroppo all'ordine del giorno. Temi, quelli del lavoro che noi seguiamo sempre con attenzione, ex Novelli fa prospettive e preoccupazioni, sorte di circa 100 lavoratori.
Ministero dello Sviluppo Economico disponibile alla riapertura del tavolo. Leggiamo velocemente il contenuto di una vicenda che si trascina ormai da troppo tempo, perché c'è un incontro tra l'assessore regionale allo sviluppo economico Michele Chioroni, le curatele di ex gruppo Novelli e Alimenti Italiani, liquidatore di Trattorie Novelli, l'aggiudicatario del sito di Casalta, Liberelle, rappresentato da Lionello e Marchioro e le organizzazioni sindacali. L'assessore Fioroni ha aperto la riunione sottolineando la necessità di trovare soluzioni che permettano all'aggiudicatario di entrare celermente in possesso del sito di Casalta per poter procedere alla reindustrializzazione. Si ricorda che i lavoratori non sono più impiegati presso il sito già dallo scorso mese e si procede lentamente allo smantellamento delle gabbie, dove c'erano di fatto le galline per la produzione delle uova. Tuttavia, il problema preponderante in questo momento è il ricorso da parte di Fattorie Novelli contro il provvedimento di aggiudicazione dell'asta. L'imprenditore entrante ha evidenziato che non si procederà agli investimenti necessari di diversi milioni di euro in pendenza di un ricorso che mette in dubbio la proprietà degli immobili. Questo era il vero focus di questa operazione. Questa è un'operazione disgraziata. È stata distrutta un'azienda, è stata distrutta un'azienda che aveva sì certo tensioni di carattere finanziario, è stata distrutta dal ministro allora regnante, il presidente del Consiglio Renzi, il ministro Calenda, è stata liquidata selvaggiamente la proprietà dell'azienda, come se non ci fosse un domani, perché qualcuno doveva eliminare anche in questo caso un concorrente in un mercato concorrenziale, concorrenzialissimo, super concorrenziale, quale quello delle uova e anche della vendita del pane, ma il problema del pane era un aspetto minoritario. È stata fatta macelleria di un grande brand e di un grande marchio ternario. Concludiamo qua la rassegna stampa. Ringrazio Paolo, come al solito, della celerità, della puntualità e anche della capacità di fare sintesi, soprattutto all'inizio, per le notizie che mettiamo in rassegna stampa anticipata, diciamo così. Ringrazio tutti gli amici che ci hanno seguito e passo in questo caso ai saluti, che sono quelli ai quali tengo in forma particolare perché mi ha fatto piacere stare in compagnia di molti. Saluto coloro che ci hanno ascoltato, coloro che ci hanno seguito e devo dire che piano piano la rassegna stampa ci sta dando sempre maggiore visibilità per lo scopo per il quale l'abbiamo organizzata, cioè a dire farci sentire giornalmente vicino alle persone e vicino ai cittadini che seguono anche dalle notizie l'andamento e la vita della nostra città. Questo è lo scopo per il quale con Paolo e grazie a Paolo abbiamo messo in piedi questa attività che non vi nascondo che giornalmente ci impegna per almeno un'ora tra la selezione dei giornali, per il collegamento, per la stesura della rassegna stampa, la scelta delle notizie, eccetera, eccetera, eccetera. Grazie a Paolo, grazie a tutti, buona giornata. Buona giornata.